Salve a tutti, salve a tutte, ragazzi e ragazze. Sono Snake e Statue, bentornati e bentornate sul Games Channel. Allora, bisogna scendere qui nelle catacombe del Tempio di Eudas. La parte comunque fuori, esterna, è praticamente scomparsa, cioè non esiste più. Cioè, ci sono rimaste queste poche macerie, queste mura, ma il tempio è stato completamente distrutto. Sicuramente dopo la famosa guerra del santo che ci ha anche menzionato il buon Eder. Allora, cerchiamo di scoprire il più possibile quello che è successo. Credo forse troveremo qualche nuova informazione sull'accaduto. Inoltre, voglio andare sia a approfondire alcune cosette. Io spero di fare le cose il più velocemente possibile perché voglio giocare. Sono stanco e è molto tardi. Però voglio leggere qualche informazione utile, perché mi ha detto Xorin che grazie all'audizione potremo farlo, e in più adesso devo modificare alcune cosette qui. Tipo, Eder, torna con lo scudo medio. Perché questo? Perché sono d'accordo con il post fatto da Giovanni, che ringrazio, ringrazio anche tutti gli altri, ovviamente. Grazie per la partecipazione, questa è una serie un po' particolare, sicuramente. Sarà quella meno seguita perché è un gioco che comunque è più difficile da digerire, diciamo, oggigiorno. Io amo i giochi di ruolo, cioè nel senso, ho pochissima esperienza, però l'ho sempre trovati affascinanti. E le persone molto probabilmente su YouTube apprezzano tutt'altro genere, quindi capisco il poco seguito. Però sono felice di quelli che ci sono e di quelli che commentano, perché insomma lo apprezzo molto, esattamente come avviene in God of War. Vi apprezzo tutti quanti, vi ringrazio. E comunque Giovanni mi ha detto che per un tank come lui, un guerriero da mischia, è bene anche tenere uno scudo più grandicello. Perché guardate, questo aumenta la deflessione, abbassa la precisione, certo, ma la deflessione praticamente lo aiuta a schivare i colpi. Ok? Quindi per lui è comodissimo, subirà meno danni. Ci prenderà di meno magari, sì, però meno 4 comunque non è neanche tutta sta cosa tragica per il momento. Quindi andiamo avanti così, sono d'accordo con te Giovanni. E Ivi, tu sicuramente avrai questo. Come stai vedendo a Naga sto dando alcolici perché lei la vedo abbastanza un'alcolizzata. Quindi liquori, birra e vabbè anche un po' di carne. Andiamo avanti così, però prima. Allora. Dietro c'è la nostra biografia, le visioni. Erudizione, eccolo qua. Oh, guardate quante belle cosettine. Ora leggeremo soltanto alcune cose, poi magari ne leggerò altre nel prossimo episodio, perché molto brevemente questo video lo interromperò. Io non so quanto è lungo questo dungeon, io non l'ho mai completato, ragazzi, eh. Già dopo un po' io morì malissimo perché, insomma, ci arrivai male, male, male. Avevo soltanto Alot e il personaggio principale. Morì male, moltissimo. E quindi poi mi ritirai e proseguì. Dopo un po' smisi con la mia run. Vabbè, l'ho già spiegato. Comunque, leggiamo alcune informazioni, tipo, anima risvegliata. Normalmente non siamo in grado di ricordare consciamente le nostre vite passate, ma talvolta accade che elementi passati riemergano nel presente, da semplici memorie a personalità intere. Questo fenomeno, detto risveglio, è spesso provocato dalla vista di elementi che richiamino l'esperienza passata, un po' come accade normalmente con i ricordi. L'animanza è la scienza della manipolazione delle anime, un campo relativamente nuovo e controverso. È proibita in alcune nazioni come l'Aedir, ma ammessa in altre come Foresta di Tyr e le Repubbliche Vaeliane. In punto di morte, le anime si dirigono verso i pilastri di Adra per ricongiungersi al ciclo della rinascita di Eora. È proprio una cosa concretissima. Tra l'altro, io leggo qui la ruota. Oddio, non vedo l'ora. Che non riescono a raggiungerli oppure si fidano di farlo, vengono dette anime perdute. Molto interessante. Bianca Marca. Ok, questo possiamo leggerlo più avanti perché comunque è un territorio. Il Biok lo sappiamo cos'è. I
in grado di strappare l'anima dal corpo degli sfortunati che investe. Epurazione. Al termine della guerra del Santo, numerosi seguaci di Eutas furono aspramente perseguitati, in particolare nelle zone rurali. Folle di diriani inferocite braccarono, torturarono, uccisero i seguaci di Eutas per le strade. Partendo dalla cittadina di Alba Fredda, accusata di aver lasciato passare le forze di Vaidven senza opporre resistenza. È la sostanza di cui sono fatte le anime ed è ricercatissima dagli animanti, che ne hanno bisogno per i propri esperimenti. L'essenza. La guerra del santo ebbe inizio come una rivolta agricola di Red Seres, seguita da un contadino di nome Vaidven, proclamatosi incarnazione vivente del dio Eutas. Dopo aver rovesciato il governo di Red Seres, Vaidven invase la vicina foresta di Tyr, dove venne sconfitto e distrutto dalla cosiddetta bomba del martello divino. La famosa esplosione che ha citato Eder. Da allora non si hanno più notizie del dio Eutas. Questa cosa è molto interessante, però, eh? Cioè, questo muore, si proclama incarnazione, muore e spariscono notizie su questo dio qua. Io non so se fidarmi effettivamente su questa roba, però è interessante. E adesso la ruota. Detta anche la ruota della vita e della morte, o semplicemente la ruota. La ruota di Berth simboleggia il ciclo collettivo delle anime che lasciano i propri corpi in punto di morte, abbandonano questo mondo passando attraverso i pilastri di Adra e quindi rinascono dentro nuovi corpi. Perfetto, allora ci ho visto bene. La ruota simboleggia proprio questo ciclo della vita e della morte che si ripete, poi è interessante, passa attraverso i pilastri di Adra prima. Molto, molto bello. Berat è un dio, ovviamente. Dio della morte, dei cicli, dei varchi, della mortalità e dell'inevitabilità. Quando il nostro tempo è giunto al termine, è Berat, custode del ciclo della vita e della morte, a darci la caccia. Secondo la tradizione, si presenta spesso nelle vesti del cavaliere pallido o del muto guardiano, due figure scheletriche che conducono i moribondi al loro destino tramite sfide o inganni. Mamma mia, che bello! Ragazzi, leggiamo le divinità un po' alla volta, quando, insomma, sono coerenti con quello che stiamo vivendo. Quindi, ok? Al momento va bene così. La salvezza, una tecnica animantica che trasferisce l'anima di un animale nel corpo di un bambino, ideata per consentire ai numerosi senz'anima dell'acido di Vaidven di badare la propria persona. Si rivelò un completo disastro con la trasformazione di ogni singolo paziente di paziente in Witched. Da allora viene ribattezzata la crudele salvezza. Io come al solito, ragazzi, vi chiedo perdono per le pronunce, ma sono un cane, lo sapete. Il lascito di Wyden, un morbo di origine ignota che provoca la nascita di bambini senza anima in tutta la foresta di Tyr. Così chiamato per la sua diffusione, sembra coincidere con la morte di Vaidven nella guerra del santo. Però vedete, qui è davvero ancora interessante questa cosa, perché cioè muore lui e si diffonde questa sorta di maledizione. È anche vero che nella foresta di Tyr accadono quegli esperimenti particolari che abbiamo visto, no? Quando poi si è scatenato il Biowak, quindi per carità ci potrebbe essere dell'altro, però insomma, sempre più interessante. I senza anima sono i bambini nati privi dell'anima. I Witched sono senza anima dotati di un'anima animale utilizzando tecniche di animanzia. Tutti i bambini sottoposti a tale trattamento diventano feroci e violenti quando crescono. Ok, va bene, io direi che possiamo proseguire, è stato molto interessante. Leggeremo altro, a parte ho letto quasi tutto a dire il vero, ma lo faremo anche prossimamente. Siccome faccio passare dei giorni tra un video e l'altro, quando poi c'è God of War di mezzo, è bene anche tornare ad approfondire queste cose perché poi ce ne dimentichiamo. Allora, questo molto ovviamente è il simbolo del dio, o comunque di questo tempio. Allora, avanziamo, avanziamo, clicchiamo qui. Un sole nascente a tre stelle del mattino, il simbolo di Eutas. Sì, ci ho visto bene. I haven't been in here for, must be 5, 6 years. Used to be real nice. Right.
Warm. Ed è un seguace di Eotas e quindi lui, come ci ha detto, c'è già stato qui. Molto interessante sta cosa che i personaggi che noi, insomma, recluteremo nel corso del nostro viaggio, che fa parte della trama, che fanno parte della trama, insomma, ci fanno presente alcune cosette, tipo adesso Eder, come ce la farà presente poi in futuro anche Alot. Avranno dei discorsi loro, loro hanno una storia, una vita passata, hanno una conoscenza del mondo dei giochi e quindi interverranno abbastanza frequentemente, ecco, durante il tragitto. Cosa diversa invece Naga, lei l'ho creata io e quindi lei starà sempre zitta. La personalità, la caratterizzazione gliela darò soltanto io, ok? Vabbè, era ovvio, era scontato questo. Comunque, lì c'è qualcuno. Facciamo avanzare Ivi. Virtan. Un uomo si riposa appoggiato al muro, illuminato dalla debole luce di un candelabro. Ha un aspetto scarno, furbo, e il suo viso è pallido e madido di sudore. Tiene un braccio disteso lungo il fianco, la manica sporca di sangue. Quando ti avvicini a lui, ti lancia un'occhiata nervosa, la faccia contorta dal dolore. Me lo ricordo a malapena, ragazzi, questo, io a malapena. Credevo fossi... Lascia perdere, chiunque tu sia, hai fatto molta strada per finire in un posto così losco. Questo tempio non è più quello di una volta, per fortuna, visti i tempi che corrono. Brondolo e cambia posizione con una smorfia. È ferito, poveraccio. Non sono un saccheggiatore, se è questo che stai pensando. E nemmeno un seguace. Volevo solo fare del bene, in fondo. Ci ho rimesso un braccio. Ti osserva stancamente. Forse tu avrai maggiore fortuna. Maggior fortuna con cosa? L'uomo punta un dito verso l'alto. Queste rovine? Un tempo era un tempio di Eotas e Dio disperso. Era un grande tempio. I suoi devoti venivano da tutta la foresta di Dir, persino da Red Seras. Da Red Seras non granché di questi tempi. Questo prima della guerra, ovviamente, ma persino allora qualche testardo veniva qui. Quelli che non riuscivano a capire che il loro dio era morto e sepolto. Io non crederei moltissimo a questa sua affermazione, sinceramente. È soltanto un suo punto di vista. Continua. Quando è iniziato il lascito, Lord Roderick decise che era stato troppo permissivo con i seguaci di Eotas. Così mandò i suoi a passarli a fil di spada. Li lasciarono lì, sepolti sotto un cumulo di pietra. In seguito, Roderick ordinò che il tempio fosse sigillato. È successo anni fa ed è rimasto così fino a poco tempo fa. Lord Roderick spera che verremo perdonati se consacriamo nuovamente il tempio a un dio vivente. E il lascito avrà termine, capisci? Sorride sarcastico. Ma fino ad allora il tempio rimarrà com'è, incustodito. Ed è qui che entri in scena tu. Virtan si inumidisce le labbra. Quei chierici forse erano privi di senno, ma non meritavano una morte simile. Uccisi nella casa del loro dio. Non mi piace quel che è successo. Se riesci ad arrivare laggiù, trovi i loro resti. Forse potremo dar loro una degna sepoltura. Virtan sospira. Non è un compito da poco. C'è da guadagnare qualche moneta se hai bisogno di una motivazione. L'espressione cauta di Alot si addolcisce. Non avrei mai immaginato di trovare qualcuno da queste parti con ancora un briciolo di rispetto per i morti. Hai ragione, Alot. Sinceramente mi puzza la questione perché... Insomma, va bene. Diciamo che è una cosa umana, per carità, quello che vuole fare Virtan. Però, insomma, rimetterci la vita con quello, con il Lord, che è abbastanza pazzo ed è capace di impiccare la gente alla prima cazzata, insomma, sta rischiando grosso. Per dei morti, dopo tutto, io non voglio risultare insensibile, ma questo è un mondo spietato. Allora, gli voglio rispondere in questo modo, proprio per capire la sua reazione, proprio per metterlo un po' alle strette, perché magari ci potrebbe essere un secondo fine, ok? Quindi vediamo un po' come reagirà. È una questione di rispetto, capisci? Merito di essere ricordati, di non finire dimenticati sotto un mucchio di sassi. Sospira con un fremito. Secondo me dobbiamo sforzarci di dargli almeno questo.
E ci ha dato una risposta abbastanza banale, diciamo, su quello che ci aveva detto anche in precedenza, e continua a non vederci tanto chiaro. Prima ho qualche domanda da farti. Tu chi sei? Mi chiamo Virtan. Ho vissuto a Valdor abbastanza a lungo da ricordare la sua passata grandezza. Si stringe le spalle e volge lo sguardo altrove. Un tempo davo una mano nel tempio, portavo il rifornimento, tutto qua. Beh, questa domanda penso che sia inutile visto che lui è rimasto ferito. Questa anche penso che sia abbastanza scontata come domanda. Anche queste gli voglio chiedergli. Gli voglio dare l'impressione di essere uno insensibile a tutto questo. Voglio continuare a rompergli le scatole. Probabilmente sì. Nessuno è stato là dentro dopo che l'hanno sigillato. Beh, a parte me. E io non ho toccato nulla. Se c'è qualcosa di prezioso, è tuo. Ti chiedo solo di farmi questo piacere, già che ci sei. Va bene. Non è incoerente, rimane, diciamo, sempre sulle stesse. Rimane sempre su quella linea lì. Va bene. Per la fiamma, ti sono debitore. Ascolta, il tempio è rimasto sigillato per molto tempo, perciò proliferà di creature. Se riuscirei a superarle, i crisi dovrebbero trovarsi nel piano inferiore. Se non hanno portati via, devono essere ancora lì. Quei chierici avevano un sacco di stanze segrete, interruttori nei muri, meccanismi attivati da candelieri, cose del genere. Tieni gli occhi aperti e fai attenzione là sotto, non vorrei dover mandare qualcun altro per recuperare i tuoi resti. Aspetterò qui vicino alle scale e darò un'occhiata in giro. Magari intanto mi do una sistemata. Va bene, ragazzi, abbiamo accettato. Lui, che dire? Potrebbe essere un brav'uomo, sicuramente, però non voglio fidarmi del tutto, assolutamente no. Non me la racconta tanto chiara questo. Allora, vediamo un po' la mappa. Ok, già ci sono quattro porte. Dalla mappa io direi di andare prima qui e di qua e poi proseguire dritto, che sicuramente si estenderà la zona. Quindi andiamo verso questa direzione. Facciamola con calma. Tanto non ci corre dietro nessuno. Ah, un piccolo di ragno d'avorio. Attacchiamo senza una strategia. Perché tanto non penso che ci darà problemi. Mamma mia, naga. Sei stata straordinaria. Sempre, sempre accucciati. Oh, un altro. Ok, facciamo. Stiamo mancando spesso il nemico e non va bene, eh? Ok. Il nemico ci ha mancato parecchie volte comunque. Allora. Chiunque si sia seduto qui se n'è andato in fretta e furia. L'inchiostro si è versato sulla pergamena, coprendone il testo. Madre, ho chiesto al fratello Edric di portarti questa lettera, giacché domani mattina egli partirà per Nuova Eomar. A lui affido anche le poche monete che ho, nella speranza che attenuino la sorpresa di un arrivo inaspettato. Intendo infatti seguirlo pochi giorni dopo. Il nostro villaggio è molto cambiato, e anche se non voglio farti preoccupare, credo che non sia più sicuro rimanere. So che la rettrice Obrica non approverà, ma la lettera si interrompe qui. Le cose stavano degenerando. Forse questo era proprio il periodo quando poi sono successi tutti quei tumulti. E quindi si stavano sbrigando a scappare. Come qui, insomma, ce l'ho fatto capire chiaramente. Guardate che casino. La casa dei mobili è segnata da bruciature. Le famose epurazioni.
Al termine, quale stando numerosi seguaci di Eudes furono spaventemente perseguitati, in particolare nelle zone rurali. Comunque, sappiamo che sono passati anche di qui. Oh, ho premuto a caso lì, ho sbagliato in realtà, e che fortuna. Che fortuna. Ma che fortuna. Ok. A parte no, abbassandomi l'ho rilevato, non è che ho cliccato. Ho premuto lì, sì, ma diciamo che abbiamo sgamato questa leva grazie alla furtività. E comunque, Virtan ce l'aveva detto, eh. Io sento comunque l'acqua. Diavolo. Allora, qui bisogna stare molto attenti. Queste pietre crollate sono attraversate da fuori. Da fuori stette crepe. Sterco e segni di artigli indicano il passaggio di diversi animali, tra cui anche un cucciolo di Skuldor. Allora, Ivi, colpisci con l'arco. Ovviamente tu con la magia. E attendiamo un po'. Non ti far pregare. Atterramento e uno per combattimento richiede atletismo, no? Uno per combattimento, colpo accecante. Voglio essere abbastanza. Allora, tu che sei, siccome sei un po' lentina con queste cosette qua, vediamo un po' se riesco a fare una magia interessante. Potrei fare questa, sinceramente, sì. Sul bersaglio si schiantano sul bersaglio, infliggendo danno da impatto o corrosione. Quindi non colpirà questa magia gli alleati, spero. Colpisce lui, sì, non questa zona, dai, penso di sì. Oh, ottimo, Naga, ottimo. Sei straordinaria. Va bene. Però frantumandoli non abbiamo la possibilità di prendere il loot, il bottino, credo. Va bene. Ce la siamo cavata molto bene. Ho consumato una magia qui di primo livello, però va bene. Ci sta, dai, ci sta. Abbiamo comunque diversi accampamenti, ben 5, quindi. Ci sta che consumiamo adesso un po' di magia con i nostri personaggi. Allora, io praticamente ho forse. Guardate, ho tagliato un bel po', eh. Ho tagliato un bel po'. Questi piatti sono infestati dagli insetti, ma il tavolo è ancora disseminato di chiazze verdastre di muffa. Facciamo una cosa. Facciamo una bellissima cosa. Perché non voglio lasciare adesso robe. Ora, noi siamo qui, ma. Bisogna trovare questi chierici. È vero, ma. Voglio ripulire tutta la parte, tutta la zona, tutto il tempio. Oh! Fuoco fatuo! Ah! Calmi. Stiamo calmi. Qui non è bello. Il fuoco fatuo potrebbe essere fastidioso. Ecco, io questo me lo ricordo un nemico molto fastidioso, a dire il vero. Allora. Vediamo un po'. Wow. Ha colpito Eder. Guarigione costante. Ok, confuso praticamente. Andate assolutamente ad attaccare qui. E
andiamo semplicemente in questo modo. Voglio vedere quando gli tolgo. Ecco. Con questa magia l'abbiamo praticamente dissolto. Forse ho esagerato. Questa pergamena consunta e sbindellata da un inchiostro sbiadito. In questi tempi difficili avere altrettanta fede. Mettiamo così va. Avere altrettanta fede in noi stessi. E poi si interrompe. Comunque. 5 anni bruciando. Abbiamo visto che lui era comunque un fuoco fato di elettricità. Ho detto ok, utilizziamo il fuoco. Magari gli facciamo un bel po' di danno. Così è stato. E vabbè, qui non c'è nient'altro. A quanto pare no, sì, c'è questa parte qua. Buono. Avevano nascosto comunque monete sotto le piastrelle. Sono furbi come i tempi antichi, però si faceva così. Guardate un po'. Un'altra stanza. Avanziamo tranquillamente qui. Naga, quando è furtiva, è devastante. Ok. Yes. No prisoners. You're not getting through me. Vedete? Vedete quanto gli toglie? È una cosa grossa. Oh, qui c'è sempre il marchio. C'è un altare. Spirito. I cristalli nelle vicinanze illuminano di arancione il pavimento a mosaico irregolare. Da certe angolazioni il simbolo in metallo sotto i tuoi piedi emette bagliori dorati. Mentre osservi, l'aria scintilla, come per il caldo estivo. Polvere e aria sembrano mescolarsi, finché una luminosa nebbia sottile ti appare innanzi, in cui il bagliore confuso a volte ti sembra di scorgere la forma di un uomo, delineato da ampie pennellate di aria e fumo. Chi sei? La tua voce smuove qualcosa, lo spirito si anima con un'improvvisa luce folgorante e un attimo dopo sei altrove, con la mente travolta da paura e rumore. Ragazzi, ha fatto una bellissima osservazione Giovanni, ma era esattamente ciò che ho pensato subito anch'io quando abbiamo vissuto le vicende di Pearly, quello che è stato ammazzato dall'orso. Cioè, noi vediamo le cose attraverso gli occhi della vittima, dello spirito, dell'anima, ma assorbiamo anche tutte le sue emozioni, le sue paure, ma anche magari le sue gioie in futuro, chissà. E potete capire che è devastante per Ivy questa cosa qua. Cioè, lei sente tutto il dolore di quella vittima, di quell'anima. È forte questa cosa, è davvero forte. Sei nella sala capitolare. Chierici e fedeli sono riuniti in una grande folla. I corpi protesi in ascolto ti pressano. La tua afflizione è riflessa sui volti intorno a te. Alcuni iniziati stanno piangendo. Qualcuno ha spento le candele. La sala è al buio, tranne il palco, illuminato da dietro. Davanti ci sono due persone in piedi, illuminate solo nel profilo. Un uomo sta gridando, con la voce talmente rotta dal terrore che non riesce a capire cosa dice. La rettrice invece è calma, immobile. La sua forza ti accompagnerà in questi tempi bui. Percepisci questa speranza come una scintilla nel petto. Da qualche parte, alle tue spalle, qualcuno inizia a cantare. Lo spirito si separa da te con forza improvvisa e stordente. Ti trovi barcolani davanti all'altare in rovina. Lo spirito svanisce nel nulla da cui era apparso. E questo dovrebbe essere la storia di Eutas. Questa statua ha buona parte dei lineamenti del volto mozzati insieme a porzioni delle sue mani. Dio della rinascita e della redenzione dell'alba, della primavera e della luce. Viene tradizionalmente raffigurato come un uomo con una corona d'argento in testa e una candela in mano. Si ritiene che si sia impadronito del corpo di un condannato di Red Ceres. Ok, va bene. Una corona d'argento, infatti. E una candela in mano. Inoltre, Dio della rinascita, della redenzione dell'alba, della luce. Una candela, la luce, ok.
andiamo. Proseguiamo, voglio capire il più possibile cosa è successo a questi chierici, quello che hanno vissuto nelle fasi finali, dopo anche che sono arrivati gli uomini del Lord Redrick. Ah, ok, ci stiamo insomma riconnettendo con l'altra parte, però questa zona è praticamente chiusa, quindi possiamo andarci. Appunto dell'iniziato. Questa pergamena è relativamente intatta, ma l'inchiostro appare sbiadito. Si possono distinguere alcune frasi redatte con grafia precisa e attenta. I visitatori al piano delle cerimonie. La rettrice Obrica dice: Denzione persino per coloro. Redenzione persino per coloro. Sbagliato, sbagliato. E ha suonato la campana grande per prima, anziché per seconda. Il resto è leggibile. Allora, redenzione persino per coloro, va bene, non lo so, forse per coloro che si comportano in maniera sbagliata dal loro credo. Sbagliato. E ha suonato la campana grande per prima, anziché per seconda. Prendiamo questo appunto. Potrebbe averci rivelato robe sul da farsi, eh. Ok, possiamo passare di qua adesso. Possiamo anche alzarci a dire il vero. Quindi possiamo andare sia nella parte bassa che di qua. Andiamo qui sotto. Trappola individuata. È rosso, ok. Allora, vediamo un po'. Tu, cara, riesci adesso? Ragazzi, si rischia, eh? Poi mettiti lontano perché non so cosa accadrà. Forse un'esplosione. Ah, ok, trappola disattivata. Io non devo fare nient'altro. Va bene, 80 punti esperienza. Anello di riflessione minore. E granato. Prendiamo un po'. Più 5 in deflessione. Beh, assolutamente sì. Mettitelo tu. Anche se. No, 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 diamolo al nostro amicone. No, scusatemi, no. Lui ha già lo scudo che gli aumenta la deflessione. Lasciamolo a lei. Trappola, attacco. Ah, questa trappola scaglia un dardo dalla punta avvelenata su un bersaglio singolo, iniettando tossine nocive. Ok. Bella sta cosa. Non me l'aspettavo che potevamo prendere la trappola che lei disattiva. Oh. Aspettate, aspettate, questi. Bisogna sempre essere cauti, eh. Allora, ok, sì, va bene così. Ora puoi attaccare, non so perché fa questo. Dimmi che non devi fare il giro assurdo. Lo ricolpiamo in questo modo. Che mazzata. Va bene, non sono difficili da uccidere questi qua. Possiamo benissimo andare contro e massacrarli per bene. Qui però ce n'è. Ah, questo non è un piccolo Skulder, ma è uno grande, uno normale. Solito attacco. Vai. Fino a quanto ne è uno, ragazzi, non mi preoccupo.
Oh. Ah, va bene. Il bottino ce l'abbiamo sempre, anche se lo sfrantumiamo. Oh. Un pungente odore di spezie si sprigiona da uno dei piatti. Gli altri sono pieni di tinture colorate e granaglie. Caraivi, tocca a te. Una foschia riempie l'aria, compattandosi in un'amalgama di polvere e nebbia. Si raccoglie nella sagoma di quella che sembra un nano, un profilo discontinuo che appare e scompare. Ma più forte della vista è la sensazione dentro di te di una potente energia, freme di rabbia, in preda a un dolore che sembra riversarsi nei tuoi pensieri, contaminandoli, finché non senti l'afflizione come tua. Vedete, qui è proprio chiarissima questa cosa, questo aspetto, chiarissimo. Come un'onda devastante, l'energia si intensifica e ti travolge. Improvvisamente sei altrove, davanti a te c'è un corridoio in pietra illuminato, con fili di torce e cristalli scintillanti. Stai correndo, i tuoi passi riecheggiano nella pietra intorno. Hai scordato di levarti i sandali e ti si stanno sfilando complicandoti la corsa. Sei in ritardo un'altra volta e il rito sta per iniziare senza di te. Odi il rintocco di una campana. Ti galvanizza a riconoscere il timbro familiare e distorto della mano destra che rappresenta la prima delle luci dell'alba ad apparire nel cielo notturno e l'ultima a spegnersi al sorgere del giorno. Preghi disperatamente che questo sia il primo rintocco e non l'ultimo. La luce viene meno, come a memoria, e quando recuperi la vista lo spirito è scomparso. Allora. Ho visto una. Qui. Ci fa una spiegazione di quello che abbiamo appena vissuto. Ho visto una sorta di spirito nel tempio, o se non altro un ricordo. Riguarda un rito dei seguaci di Eutas basato sui rintocchi delle campane. Il primo e l'ultimo, a quanto pare, vengono da una delle più piccole, la mano destra, che possiede un timbro caratteristico distorto. La mano destra. Io già qua, ragazzi, comunque. Non c'ero mai arrivato, perlomeno, non lo ricordo più. Mi mettono in difficoltà sicuramente quegli Skuldr. Allora, adesso cosa possiamo esplorare? Andiamo qua. Ah, ecco le campane. Allora. Allora, questo qui in pratica ci ha fatto capire alcune cosette. Il primo e l'ultimo, a quanto pare, vengono da una delle più piccole. Quindi allora, bisogna colpire queste campane, i vari rintocchi. Il primo e ultimo rintocco provengono da quelle più piccole. La mano destra che possiede un timbro caratteristico distorto. Però noi abbiamo letto. Allora, la lettrice Ubrica dice. Ok. Sbagliato e ha suonato la campana grande per prima, anziché per seconda. E qui c'è una conferma. Non bisogna suonare quella grande per prima. Tre campane sono appese nella sporgenza di pietra che percorre la parete. Anni di polvere e sporcizia ricoprono il metallo. C'è una grande campana in mezzo, affiancata da due più piccole. Allora, ragazzi, faccio una foto, uno screen, forse sarà molto meglio una copertina. Allora, le campane sono perfettamente intatte. Sono fatte di ferro spesso e sembrano molto pesanti. Non sembrano avere nulla di speciale. E invece hanno qualcosa di speciale, ci aprirà un passaggio. Però bisogna suonare prima quelle piccoline. Quanti rintocchi devo fare innanzitutto? Io spero che mi dia la possibilità di fare errori, io lo spero vivamente. La mano destra, io direi prima di iniziare con quella piccola a destra.
Ora, diciamo che ci sono tre rintocchi da fare, no? Sappiamo che l'ultimo rintocco non deve essere di quella grande, quindi... infine... Allora, io devo capire, ho fallito oppure no? Non ci credo, da tutte e tre le campane proviene un tintinnio dolce e melodico, prima che le loro voci discordanti vadano a unirsi in un poderoso crescendo sonoro. Sembra colmare tutto il tempio, un accordo travolgente come un fiume in piena che annulla ogni altro pensiero. Quando i rintocchi si affievoliscono, senti uno scricchiolio provenire da dove si trovano le porte, all'aprirsi del passaggio verso i piani inferiori. È andata troppo bene. Ok, erano quattro quindi colpi da dare. Avevo pensato bene, quello se uno sta attento comunque alle cose, capiva, no? Com'era il procedimento, però ecco. Ero titubante sul quarto rintocco. Pensavo di dover iniziare da capo e quindi iniziare prima da sinistra, quella centrale, e poi quella di destra. Però invece sì, ho pensato bene a dare il colpo prima alla destra, mano destra, anche se... Mo adesso è scritto in maiuscolo e forse voleva dire altro. Però adesso, prima di andare qua, visto che abbiamo sbloccato questo punto, ma forse è solo una stanza... No, qui facciamo il rito, dai, qua si prosegue, sono convinto. Si scende. Assolutamente no. Allora, ragazzi, finiamo di esplorare la parte qua sopra. Poi si salva. La seconda parte, la farò nei prossimi giorni. Ok. Sono rimasti bloccati. Sono rimasti bloccati. Questi due. Alzatevi per favore, alzatevi. Ok. Sono un cane con la tastiera. Chi mi conosce un pochettino di più sa benissimo che io ma sulla tastiera faccio schifo. E infatti, guardate quanta resistenza mi hanno tolto. Naga è rimasta anche un po' ferita, devo stare attento. Devo giostrare meglio queste cose quando si bloccano. Oddio. Potrei davvero mandare a puttane un intero video. Perché poi morendo si dovrà. Cioè, sarei dovuto riniziare tutto da capo. Allora, qui ci sono cose. Un libro. Monete, va bene. A sua grazia scrivo per implorare. Il resto della lettera è stato cancellato in diversi punti e poi abbandonato del tutto. Spada di qualità. A filo singolo o doppio, le spade sono armi alla madiritta che si impugnano con la mano e sono utilizzabili. Vabbè, ok. Questa potrebbe essere buona per Eder. Questi pergamene di preghiera sono ricoperti da uno spesso strato di sporcizia e polvere. Sto rischiando di andare da sola? Può darsi. Buono. Ok. Ragazzi, abbiamo esplorato tutta la parte superiore del tempio. Nel prossimo non ci rimane altro che andare sotto. Anzi, salverò proprio qua. Io, ragazzi, vi ringrazio per la visione. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi sta sempre prendendo di più questo gioco, davvero. È magnifico. Però prima. Ora che ci penso.
Ecco. Gli Skuldor sono mammiferi di grandi dimensioni che vivono nelle caverne, nell'oscurità completa o quasi. Per questo motivo hanno una vista molto debole e si affidano all'udito per orientarsi e trovare la preda. Le sporgenze e i peli sulle orecchie consentono loro di avvertire le correnti d'aria, dettaglio essenziale per orientarsi sottoterra. Comunicano con suoni stridoli e schiocchi, che usano anche per l'ecolocazione. Sono creature gregarie che fanno il nido e allevano i cuccioli insieme. Ah, vedete, è interessante. Undici, 14. 14, 11, 14. Va bene. Ovviamente sono più forti questi. Va bene così. Abbiamo sconfitto 5 di quei cuccioli. È uno di quelli più grandi. Vabbè, ragazzi, io vi ringrazio, ripeto di nuovo, e ci sentiamo, ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.